Ciao a tutti amiche e amici, bentornati e bentrovati nel canale di Mamma Formiga's Life. Oggi nuovo video. Il video che andremo a registrare e a vedere insieme è un video vlog, un video diverso da quelli che faccio di solito, perché di solito faccio video ricette o video di posti dove vado a visitare. Vlog ne faccio pochissimi, anche se ogni tanto li faccio. Quindi, cosa vi volevo dire? Il video di oggi è un video in collaborazione con le mie amiche delle altre volte. In questo video andremo a vedere una nostra giornata estiva. Cosa dirvi? Le mie giornate estive sono tutte quante uguali, si vuol dire. Mi alzo la mattina, faccio il letto, faccio colazione, pulisco quello che mi rimane da pulire in cucina, faccio i bagni, lavo a terra dove c'è da lavare, preparo il pranzo, poi mangiamo, lavo i piatti. Mi metto sul divano a guardare un po' di serie TV e se possibile si esce si va al mare oppure si rimane in casa come è stato nell'ultimo periodo perché le temperature sono state talmente elevate che uno non aveva neanche la forza di uscire di casa. Quindi a differenza di quando vado al lavoro rimango molto più in casa a fare faccende, a godermi la serie TV. Per ora infatti sto finendo di vedere delle sitcom. Settimana scorsa ho finito Mom e adesso sto portando Goldberg su Prime. Poi penso che andrò a cercare qualche altra sullo stesso genere perché sono queste le sitcom che mi piacciono. Poi avevo iniziato anche qualche altra cosa, però non mi è piaciuta, l'ho lasciata alla fine della prima serie. E niente. Il video è in collaborazione con Silvia di 8 sotto un tetto, con Katia di Sweet Mumu Family, con Lucrezia di Lucky Love Home, con Maria di Maria Turni Family, con Sara di Famiglia in Campagna, con Stera di Casa Stera e con Valentina del canale Valentina Tami Moon. E mi raccomando, non vi raccomando, mi raccomando e vi raccomando, andate a vedere anche i loro video, così vedete come trascorrono loro le loro giornate estive. E niente, vi lascio la visione del video e ci vediamo dopo per i saluti. Ed eccomi qua, vi porto con me nella mia giornata. Dopo aver fatto i letti e sistemato la camera da letto, passo alla pulizia del bagno. Una pulizia veloce, dato che la si fa tutti i giorni. Passo prima a pulire il water con la sua pezzona. Poi passo al lavandino ed infine al bidet. Sciacquo la pezza, gli do un'altra passata, la conservo e vado a prendere quella per lavare il lavandino. Tolgo tutto e pulisco. E così via per tutto il bagno. Finito di pulire il bagno, passo a pulire le camere. Siccome fa troppo caldo, in questo periodo mando il robottino in giro per le stanze per pulire. Il bello di questi robottini è che mentre lui pulisce, noi facciamo altre cose. Io lo devo chiudere nella stanza perché purtroppo questo che ho comprato non ha la mappatura della casa, quindi se trova una porta aperta se ne va nelle altre stanze e magari la stanza che sta pulendo te la lascia a metà. Quindi faccio qualche giro su con la camera, quella lì che ho comprato, vi faccio vedere come gira, così vedo anch'io come gira intorno nella stanza.
come vi dicevo, mentre lui pulisce io mi rilasso un po' leggendo. Per ora sto leggendo il romanzo Prima regola non innamorarsi di Felicia Kingsley, diciamo che è una delle autrici che mi piace di più. Dopo una breve lettura passo a cucinare. Come vedete mi sposto ai fornelli, ora cucino un pochettino in disordine ma la sistemerò subito dopo pranzo. Vado a preparare il pranzo e poi mi sposto nelle altre stanze a fare altro. Finito di mangiare si passa al lavaggio dei piatti. Io non ho la lavastoviglie, quindi qui i piatti vanno tutti lavati rigorosamente a mano. Mi preparo una bacinella con del detersivo e poi li vado a insaponare e infine sciacquare. Faccio prima i piatti, cioè prima i bicchieri, poi le posate, i piatti ed infine le pentole. Poi li lascio sgocciolare un po' e nel frattempo vado a pulire la cucina. Insapono per bene con lo sgrassatore, che in questo caso era lo sbac sciogli-calcare. Gli do una sciacquata e infine vado ad asciugare il tutto con la pezza, con la spugna asciutta. Pulisco anche la cucina, sistemo e vado all'altra parte del mio piano di lavoro. Do la pulita al bimbi, al forno. Sciacquo la pezza e poi mi sposto a sistemare e a pulire il lavandino. Io tengo tutto nello scolapiatti vicino al lavandino, soprattutto le cose che utilizziamo spesso. Non ci fate caso ai sacchetti pieni di pane e ai bidoni della spazzatura che si trovano vicino al lavandino. Qualche giorno li puliremo insieme. Il pane con quello duro io faccio il pan grattato. Una volta finito di sistemare il lavandino, spazzo, lavo a terra e mi rilasso un po' per pomeriggio. E cosa c'è di meglio di una serie TV? In questo periodo sto guardando Goldberg su Prime, sono arrivata alla terza serie, quindi qualche oretta con un po' di patatine la passo davanti alla TV. Se poi ci sono belle giornate si va in spiaggia, infatti adesso vi mostro il nostro pomeriggio in spiaggia. Ho appoggiato la telecamera sulla spiaggia e così vediamo tutti i momenti salienti. Poi ho dato anche la telecamera a Nicolò per vedere sott'acqua le meraviglie del nostro mare.
Infine si rientra a casa e si prepara la cena. Eccomi qua alle prese con il coniglio. Stasera mangiamo coniglio alla cacciatora, anzi zampe di coniglio, perché noi compriamo soltanto cosce di coniglio alla cacciatora. Allora, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like e commentate, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Nelle info box troverete sia i canali delle mie amiche e sia i miei social Facebook, Instagram, TikTok. Mi raccomando, andate a visitarmi anche lì. E vi mando un bacio, un abbraccio, ci vediamo al prossimo video, ciao!